Bene, gente, siamo a un nuovo video, stiamo per andare a fare una nuova missione principale. Ah, che vista mozzafiato, vero? Siamo operativi, grazie a te. Ma c'è molto da fare qui in giro. Prima di tutto, dovremmo preparare il terreno per lanciare la nostra controffensiva alla Legione Rossa. Ho un piano, ma non funzionerà senza di te. Abbiamo intercettato un segnale della Legione Rossa durante l'evacuazione della città, ma è difficile da decifrare. Holiday dice che esiste una tecnologia in grado di aiutarci nell'arcologia, un luogo decisamente ostile. Andresti alla cieca. Quel posto è inesplorato da secoli. Tutto ciò che sappiamo è che l'alveare ha scatenato letteralmente un inferno laggiù. Ma se ci stai, mettiamo in atto il nostro piano. Ma che piano è? Mi stai mandando a morire, sei una stronza. Allora, praticamente qua mi dice di scegliere una ricompensa, quindi posso scegliere tra queste tre. Questo qua mi dà un vantaggio perché le granate solari durano più a lungo e poi le uccisioni corpo a corpo le ricaricano. Lama dell'alba ti tiene a mezz'aria quando miri, avete già capito cosa sto per andare a prendere. Contrassegna i bersagli prioritari e aumenta l'abilità della rigenerazione. A me piace tantissimo sparare in aria. Quindi, a prescindere da quale può essere più vantaggioso, prendo questo. Allora, prendiamoci subito questa esotica che mi manda direttamente al livello 100. Ok, poi come siamo messi? 88, 89, Prego. 91, 70. Qua abbiamo utilizzato 92. Qua ho utilizzato un po' tutto. Questo qua 93. Questo qua 95. Vabbè, siamo messi un po' così, insomma. 92, 92, fucile impulsi. Ah, a me questo cannone portatile mi sta facendo gasare tantissimo, quindi penso che lo terrò. Qua siamo a 92 con l'arma da supporto. Allora, magari cambiamo, dai. Utilizziamo questa qua. Questo cannone è devastante, eh? È veramente devastante. Allora, c'è anche questo da fare, sono un'avventura. Ladri di ladri recupera le scorte rubate dai caduti. Adesso mi dà un equipaggiamento. Guardiano, saccheggiatori caduti diretti verso le tue coordinate. Sono scappati e si sono portati via gli strumenti che servono alle mie squadre per lavorare. Vorrei provare anche questo, che è il fucile a impulsi. Così, giusto per cambiare un po'. Che non mi sembra male, Le mie squadre si metteranno subito a rinforzare la piattaforma. Sai quei caduti che hai seguito? Abbiamo individuato i loro compagni. Stanno consolidando oggetti rubati dell'età dell'oro in un bel muro all'aperto. Vai a dare a quei ladri una dose della loro stessa medicina. Credo che quello sia il bottino. Liberiamo l'area per preparare il transmat. Imposto il transmat e... Aspetta, ma... Dov'è il mio segnalatore? I caduti hanno rubato anche il tuo segnalatore di transmat. Sloan si è allontanato un attimo. Se sentissi le sue esclamazioni ti sanguinerebbero le orecchie. Potresti trovarle il segnalatore? Quel caduto ti sembra per caso un ladro di segnalatore di transmat? Perché a mio avviso lo è. Quello là deve essere un ladro di segnalatori di Transmat. Sembra anche più ladro del primo. Yeah.
Oh, oh! Stai esagerando, zio! Cazzo fa scappa? L'aereo è libera. Torniamo al bottino, così posso trasmetterlo. Colloca segnalatore, eh? Ecco che arriva il boss. Che è morto come uno stronzo. Rafforzano l'integrità strutturale della piattaforma. Grazie a te, ora possiamo riapplicarli. Se i caduti rubano, noi riprendiamo. Seppure non condoni il ladrocinio, apprezzo una bella rivalsa. Ben fatto. Oh, mi ha dato un'arma cinetica, raga. Mi ha dato un po' di roba. Vediamo. Oh, questa qua è ancora più figa. Allora, fucile automatico, lo equipaggiamo, poi vediamo qua, 90, 91, niente, questo, prevaricatore del fato, dettagli, singhiozzo, scusate, allora, prevaricatore del fato, vabbè, 116, ce lo andiamo a equipaggiare. Nuova avventura, raga, io l'avventura è faccio molti tagli perché tanto a fine darsi va in giro a sparare e basta. Le maliarde sul tetto che schiamazzano a squarciagola e i caduti che hanno atterrito. A chi puntiamo? Prima ai caduti. Stanno usando celle a combustibile per costruire contromisure esplosive. Roba da dilettanti. Ci faranno saltare tutti in aria. Prese le loro celle a combustibile. Non faranno saltare in aria niente oggi. Ah, ho capito cosa volevano fare. Catenaria incostante, innesco. Ottimo. Invio le coordinate dell'alveare. Sì, coordinate, alveare. Se cambio questo e infilo questo, sì, può funzionare. Cosa può funzionare? Si chiamerà distruggi alveare. Ora andiamo a distruggerli. Comunque raga, sta mitraglietta che ho preso con al termine dell'avventura precedente è figa, eh? È figa figa figa, mi piace un sacco. E poi tra l'altro adesso mi ha dato anche quest'arma. Come arma energetica che è il cannone portatile. Che migliora ancora tutto quanto e anche questi qua, quindi direi di equipaggiarli. Potenza gelida, vediamo. 100 116,
Armatura ristorativa per stregoni. Vabbè, dai, proviamo a equipaggiarla. Eliminate le magliarde, sventate i loro piani e stabilizzate la piattaforma. Ok, questa cosa non c'era prima, eh? Sono apparsi ora dal nulla. Cos'è stato? È appena tremato tutto. Ho detto di stabilizzare la piattaforma, non affondarla. Dopo ti racconto. Sì, ma non gli va mai bene niente questa. Operanti sopra. Immune. Vediamo se sei immune anche a questo. A te non è piaciuto, eh? A te? Ho finito le munizioni, merda. Ancora. È tosta, compiuta Sloan. Sono seri i danni. Minimi. Niente che le tue squadre non possano aggiustare in due giorni. Non preoccuparti. Poi almeno ora non c'è più il risonatore. Dovrò crederti sulla parola. Bella. Anche questa è fatta. Vediamo cosa ho raccolto, perché qua ho raccolto un bel po' di roba. Allora, profezia gelida 115 108. Sì. Ok. 117. 112. No, ci teniamo questo. Armi invece siamo lì. Ok. Allora, Utopia. Dobbiamo praticamente avventurarci dentro il cuore dell'alveare per recuperare questo potente processore. Riuscirò a sopravvivere? Ma certo. Ok, è teletrasporto qua, ma... Holiday ha rilevato una quantità di elettricità sospetta indirizzata verso l'arcologia. Già, una cosa del genere può voler dire solo una cosa, una rete CPU di quelle potenti. Forse è abbastanza potente da decifrare il segnale Cabal intercettato. Sfortunatamente, non conosciamo l'esatta posizione della rete. Dunque dovrei ficcanasare cercando di non attirare l'attenzione. Mettere al sicuro questa risorsa potrebbe cambiare la sorte della guerra con la Legione Rossa. Senza di essa, non so cosa succederebbe.
Sembra che i caduti stessero cercando di rompere questa parete. Questa parete? Wow, raga, che bello! Forse il sistema operativo dell'arcologia si è riattivato. Lo sapevo. Cerca il terminale d'accesso del sistema operativo. Puoi usarlo per rintracciare la rete CPU. Quanto è bella questa ambientazione, raga. Boh, sti qua è meglio evitarli. La rete CPU si trova ai livelli di manutenzione più bassi. Amanda, siamo sulla strada giusta? Bingo! Il posto è quello. Ok, ho la posizione. Ora troviamo un modo per scendere. Ok, vedo tutto improvvisamente più tetro. Che l'alveare abbia scavato una scorciatoia. Caliamoci in quel buco nel terreno. Queste sacche dell'alveare sono diverse da quelle che conosciamo. Che sia una cavata diversa? O una generazione diversa? Fanno riprezzo, questo è sicuro. Nel territorio dell'alveare. Indubbiamente. Abbassa le comunicazioni radio. Non vogliamo attirare inutili attenzioni. Merda, sta pistola è sempre scarica. Eh?
E la Madonna, è che... scende ancora, sempre più in basso. Oh cazzo, immune. In basso la porta proprio spettrale. Ok, ancora di qua. Sembra quasi di essere nel film Alien. Dentro questi cunicoli stretti con questi mostracciatoli che ti arrivano addosso.
Oh! Vai, 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 vai! Wow! Ho rischiato di morire male, eh? Ma male, male, male! Attenzione! Rete CPU interrotta! Oh, cazzo! La VR avrà sicuramente avvertito l'allarme. Muovetevi presto! Vai, vai, vai. Ma in compenso abbiamo agitato l'intera colonia dell'alveare e la superficie è molto lontana. Non usciranno vivi da lì, comandante. Riuscite ad arrivare fino al centro dell'arcologia? Dovremmo essere in grado di inviare qualcuno a prendervi da lì. Holiday. Sì, ci sto lavorando. Ho capito, ma sta roba non spara. Questa strada porta al centro dell'arcologia. Dovremmo trovare un'uscita. Mi sto preparando a decollare. Sarò lì il prima possibile. Amanda. Signore? Vola veloce. E con prudenza. Ma vaffanculo. Vola veloce e con prudenza. No? Ah, ok, bello. Ok, il mio veicolo è quasi alla frutta. Raggiungete la fine della strada. Bel lavoro, voi due. Portiamo la CPU al centro di controllo e decifriamo queste trasmissioni. Forse stavolta la fortuna gira dalla nostra parte. La chiamano l'Onnipotente, il fiore all'occhiello della Legione e l'opera magna del loro leader, Dominus Gaul. Gaul ha soggiogato infiniti mondi e civiltà. Chi si ribella sparisce per sempre, poiché l'Onnipotente può disintegrare le stelle. Nessuno sopravvive alla sua ambizione. Gaul vuole il viaggiatore e la sua luce. Ora l'Onnipotente sta puntando al nostro sole. In breve, comandante, la guerra è finita e noi abbiamo perso.
Costruimmo la nostra casa sotto la protezione del viaggiatore. Quando i nemici attaccarono, costruimmo una muraglia che ha resistito per secoli. Ma ora non conta più niente. Il nemico ha preso la nostra casa, la nostra luce, e ora minaccia la nostra stessa esistenza. Assalteremo tutti questa onnipotente. Quanto manca prima che la flotta sia pronta? Ma... Zavala, aspetta! Se aspettiamo, moriremo. Ma se attacchiamo insieme, possiamo riprenderci la nostra casa, la luce e la speranza. O moriremo provandoci. Ho bisogno della mia squadra. Ho bisogno di Ikora e di Cade. Ok, allora, nuovo mondo e missioni disponibili. Nessus, una roccia ghiacciata inesplorata che si trova ai confini del sistema solare. Si dice che non ci sia niente e nessuno qui. Usa il navigatore per raggiungere Nessus e trovare Cade 6. Ikora e Cade, appunto, come immaginavo, dovrò recuperarli io. E niente raga, ci vediamo nel prossimo video. Come stai? Spero che questo video vi sia piaciuto, un bel mi piace, iscrivetevi al canale e ciao a tutti.